Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Bounty Train, un gioco dei Corby Games Limited. Allora, a dire la verità, edito dalla Dedalic, e questo lo capite da questi due giochi che ho fatto entrambi. Sono davvero molto contento di aver iniziato questa collaborazione in diretta. In realtà non ci siamo praticamente quasi mai parlati, ma la Dedalic sembra avermi preso in simpatia e quindi cerco di presentargli i suoi giochi al meglio. Tirata d'orecchia ancora una volta, perché come per The Long Journey Home il gioco non è in italiano. È un gioco che ha a che fare con battaglie e gestionale per quanto riguarda il mondo dei treni. Abbiamo due modalità, la modalità free game e la modalità campagna. Nella modalità free game è completamente disattivata la storia, ma il gioco ci consiglia di giocarci prima la campagna. La difficoltà ce la giochiamo a livello facile. Allora, quello che possiamo fare qui è andare ad acquistare parti del nostro treno e trasportare merci tra una stazione e l'altra, andando a guadagnare dei soldi. Poi avremo la possibilità anche di combattere. Potremo assumere della gente che ci difende il treno, ma adesso andiamo a vederlo. Allora, andiamo a vederci il tutorial bene. Clicchiamo su Jeremiah Sullivan Black. Il mio nome, chiedi di tuo padre. Vedete, ci sono tanti dialoghi. Stiamo parlando di questa compagnia di treni, insomma. Quindi io devo andare a Boston, dove troverò Mr. Quincy. Ok, iniziamo. Allora, possiamo aprire la mappa ora. Vedete, noi siamo a Portland e dobbiamo andare a Boston, eh? Abbiamo una licenza? Sì, ho una licenza. Ok. Settiamo la destinazione e facciamo viaggia. Allora, intanto volevo farvi vedere. No, se non si riesce a vedere. Vediamo un attimo. Al momento non abbiamo ancora nulla. Abbiamo, al momento vediamo le statistiche del nostro treno. Abbiamo una crew, un membro di equipaggio. Non abbiamo passeggeri, ma abbiamo 5 merci. E siamo completamente carichi. Qua vediamo la velocità massima che può raggiungere il nostro treno, la potenza in cavalli del nostro motore, e qua la portata massima del treno. Cioè tutto, vagoni, locomotiva e tutto. Ora ce ne andiamo a Boston, non dovrebbe succedere nulla a viaggiare fino a Boston. Ovviamente per accedere alle altre città, New York, Utica e valle varie, Philadelphia e così, dovremo andare a conquistarci le licenze. La mappa è anche, diciamo che è ampiamente grande, e dovremo fare attenzione durante i viaggi a non subire degli attacchi. Ma al momento direi che abbiamo solo la locomotiva, non abbiamo nessun tipo di vagone, sembrerebbe. Allora, dovrò saltare la storia, non capiremo niente della storia, ma cerchiamo di vederne soprattutto le meccaniche. Arrivando in città possiamo andare a visitare diversi edifici. Il gioco ci fa visitare la City Hall, dove incontriamo Mr. Quincy. Ok, possiamo mentire, sono un impiegato, oppure possiamo dirgli siamo Walter Reed. Gli diciamo la verità, ho sentito della questa grave perdita, accetta le mie condoglianze. Sì, abbiamo saltato la storia, quindi non sappiamo che cosa succede. Grazie per l'assistenza. Ok, possiamo velocizzare sempre il tempo. Ora dobbiamo tornare. Vabbè, qua possiamo vedere le varie persone che parlano, possiamo accedere al negozio, possiamo andare ad acquistare delle merci. Noi abbiamo al momento una licenza che dobbiamo riportare, se non sbaglio, indietro, se non ho capito male. Dobbiamo arrivare in Portland e riportare la licenza e farla firmare. L'avvocato di nostro padre. Ah, ok, dovrebbe essere, sì. Joseph Wesley, possiamo andare a parlare con le persone. Ovviamente per ottenere le missioni con loro dovremo ottenere
della reputazione, o dovremmo avere magari all'interno del nostro treno dei posti a sedere per poter svolgere le varie missioni che ci vengono assegnate. Non siamo interessati perché non abbiamo posti a sedere al momento. Qui ci dice che possiamo velocizzare, skip al prossimo evento. Ok, time option. Sì, ma sarebbe il caso di andare a Portland, se non ho capito male, perché qua possiamo vedere che possiamo andare dal Cobbler per acquistare dalle 9 alle 21 degli oggetti. Torniamo indietro. Tanto non abbiamo nessun tipo di treno utile qui. Jeremiah. Ok. Come posso guadagnare soldi? Ci sono due modi in cui puoi guadagnare soldi. Puoi accettare contratti dalla City Hall o puoi acquistare e vendere le merci. Va bene. Va bene, ok. Cosa dobbiamo fare ora? Ottenere $400 e parlare a Jeremiah Sullivan Black. Allora vediamo. Possiamo visitare qua il market della città, dove possiamo andare ad acquistare merci. Ok, qua possiamo vedere lo stato delle varie merci. Allora, vedete che qua abbiamo questi barili di cibo. Allora, il cibo a Portland, qua ci aiuta molto perché lo possiamo acquistare e vendere. Quindi, al momento non sembra esserci un prezzo d'acquisto più alto. Prezzo di vendita non conviene più di tanto, credo, a questo punto. Questo almeno. Il cibo, andiamo a vedere se ne vale la pena per quanto riguarda il clot. Direi che acquistandolo a Portland e vendendolo a Boston possiamo farcela. Quindi il clot direi che è una buona cosa. Lo andiamo a mettere lì, 5 su 5. Ok, perfetto. A questo punto siamo a posto. Torniamo alla stazione. Beh, qua nel market, allora, dovremmo avere... Allora, sì, qua non c'è nient'altro, perché la City Hall ci può dare delle missioni, ma abbiamo bisogno di reputazione, cargo space, sì, non abbiamo nulla di libero e non abbiamo neanche abbastanza reputazione per accettare missioni. Quindi andiamo a prendere la mappa e andiamo a Boston, prima che sia troppo tardi, e trasportiamo il... le merci. Allora, ok, allora market, il treno ha, abbiamo pagato 27,44 al pezzo. Perfetto, abbiamo guadagnato, abbiamo fatto un po' di guadagno. Ora andiamo a vedere le botti. Dove sono le botti? Queste qui. Alcol, perché l'alcol, eccolo qui. Allora, a Portland lo acquistiamo. No, direi che non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Questo è l'acciaio, lo steel. Lo steel a Portland si paga 66. Ma non ne abbiamo qua? Eh? No, sì, ne abbiamo. Allora, siamo a Boston. Ok, giusto. E lo vendi a 81, quindi lo compri a 66 e lo vendi a 81, quindi direi che sì, possiamo farlo. Ci riempiamo la stiva, tranne uno. Uno, non so perché, probabilmente gli ho dato... Ah, ok, no. Attendi fino all'apertura delle merci. Allora, possiamo accettare una missione, minima reputazione con... ma dovremmo esserci, dovremmo averla. Ci danno 190, penalità 80 se non ce la facciamo. Dobbiamo ottenere 5 cotton bales e venderle, ma non abbiamo posto. Questa no. Cargo space 1, no, non ce la facciamo. 5 unità di cotone, non ce la facciamo. Va bene. Allora, facciamo una cosa, andiamo al mercato nuovamente e prendiamocene un'altra. Sì, per forza. Uno. Ah, non abbiamo... Perché non possiamo più comprarlo? Ok, niente. Allora, diamo un'occhiata a un'ultima cosa.
Perché probabilmente non ne possiamo comprare più di un tot in questa città. Ci sono tante cose che devo ancora capire per via del... del gioco in inglese. Allora, possiamo scegliere un perk per noi, Walter Reed. Possiamo diventare dei pistoleri. Possiamo avere intelletto più uno, che ci danno più uno di... No, io facciamo questo, pistolero che mi piace. O questo, più 3% di chance di critico. No, direi di questo, questo qui. Qui è il nostro, adesso poi lo saremo andati a vedere, tutte le nostre abilità. Abbiamo il coltello per il combattimento melee e la pistola per il combattimento a distanza. Poi non abbiamo altro qua nel nostro inventario. Quale skill che più andremo a utilizzare, più saliranno di livello. Allora, qua abbiamo al momento le missioni attive, gli eventi che non stanno succedendo al momento. Qua abbiamo le informazioni sui personaggi, le merci, i treni che abbiamo in giro. Quindi tutto quello che noi possediamo. Mi ricorda anche un po' a Railroads, anche se questo qui è un po' più alla bersagliera, insomma, è un po' più d'avventura, almeno non è un gioco da tavolo. La reputazione che abbiamo con i nativi, i banditi, i confederati e l'Unione, che è l'esercito americano. Quindi qua possiamo andare a controllare anche la nostra reputazione. Il journal con tutto quello che abbiamo completato, le mail, la posta ricevuta, i reports, gli eventi a cui abbiamo preso parte. E qui in fondo invece abbiamo l'economia, quindi con le varie oscillazioni dei prezzi. Però io direi che partiamo quanto prima per Boston. No, scusate, siamo a Boston, torniamo indietro a Portland e andiamo a vendere immediatamente le merci, sperando di non arrivare durante la notte, infatti. Attendiamo il market. No, il market lavora anche di notte, quindi direi che possiamo venderle. 324 dovremmo aver fatto. Sì, abbiamo no, non abbiamo ancora guadagnato nulla. First trip, scusami, ma completata. Quindi via, via. Ottieni $400. Ne abbiamo ancora pochini ancora da fare, ma dai che ce la facciamo. Vediamo se riusciamo a portare dell'alcol ancora di là. Non lo trovo mai. Dov'è l'alcol? No, questo è il food. Il food è questo. Allora, lo compriamo. No, avevamo già detto di no. Avevamo comprato forse il clot. Il clot che comprato qui viene 32, venduto la 8, però non è un gran guadagno. Vediamo se riusciamo a fare il coal, quindi il carbone. Lo compriamo a 20, lo rivendiamo a 24, è sempre comunque 24. Tabacco, dov'è? Eccolo qui, lo compriamo a 11, lo rivendiamo a 32, direi che è un grande affare. Il tabacco lo compriamo, ne compriamo 5 e lo rivendiamo là, sperando di guadagnarci a sufficienza per fare quei famigerati 400 che ci consentiranno poi di completare la quest e quindi tornare nuovamente qui a Portland. Partiamo nel cuore della notte e andiamo a Boston. Al momento qua non ci attaccano, ma il giorno in cui ci attaccheranno dovremo gestire le persone mettendole in difesa del treno a sparare. Sarà una sorta di combattimento non attuale in tempo reale, ma tipico di uno strategico. Profitto, abbiamo ottenuto i 400, ce ne torniamo immediatamente indietro dal nostro socio qua. Portland, torna indietro. Ah, vuoi... non si può? Perché non si può? Perché abbiamo bisogno del carbone. Cosa che non avevo fatto, non avevo considerato, è che abbiamo bisogno di carbone per far viaggiare la nostra locomotiva. Quindi, cosa facciamo? Allora, non mi ricordo come si rifornisce il carbone. Sì, compriamone uno. Ce la facciamo adesso? Sì, ce la facciamo. Avevamo iniziato a viaggiare così senza considerare queste cose, quindi perfetto. Andiamo a parlare con lui. Questi sono i soldi. Ok. Ogni città ha un deposito dove si possono acquistare differenti.
Ok, si è sbloccata la voce depot, il deposito, dove possiamo andare ad acquistare diversi tipi di mezzi, diciamo. Quindi una locomotiva che ha più cavalli, ne fa 550 contro i 480 che abbiamo ora. Possiamo andare ad acquistare questo, che è una cambusa, forse, non lo so. E questo invece è passenger carriage. Lo compriamo, 400. No, possiamo. Sì, ok. Lo andiamo a posizionare, vedete, come vogliamo noi. Ma io direi che in fondo ci mettiamo le merci, così almeno... E porta ben due persone questo, quindi molto molto bene. Torniamo alla stazione. E ci vengono date informazioni... Ah, ok. Sì, le persone che parlano ci sono. Hai preso un passenger? Sì. Ok, perfetto. E ora? Arriva in New York. Ok, c'è qualche missione che possiamo fare qui, portare qualche passeggero? Cargo in space 1, deliver un food entro 15 giorni, 10 ore a New York. Lo accettiamo immediatamente. Possiamo accettare anche altro? Possiamo portare qualcuno? No. Andiamocene subito a New York, non abbiamo più un soldo, ma va bene così. Andiamo a New York qua. Ho i necessari documenti. Abbiamo sbloccato la strada per New York. Viaggiamo per New York, anzi no, perché potremmo avere già concluso la nostra avventura, perché non abbiamo il carbone necessario. Quindi speriamo di riuscire ad acquistarlo. Carbone, carbone. Acquista il carbone. Acquista le due. Molto bene, e ora partiamo finalmente, forse. Ma il gioco si lascia giocare, è carino, mi sto facendo prendere. È bello, senza dubbio. Ok, vedete, qua possiamo andare a limitare il consumo di carburante, di carbone, ma andiamo a impiegarci più tempo. Ci impieghiamo 3 giorni, oppure... ma io direi che possiamo anche mettercene 5, Il treno va lento, uguale, i giorni passano però. Non ci ferma nessuno. Ah, ok, good day, è di nuovo a New York, un agente lettera da consegnarti. Questa missione è urgente, non hai tempo per raggiungere la stazione. Che succede? Il combattimento. Allora, selezioniamo un charter, vedete che con... possiamo mandarlo a scavare carbone, cioè scavare, a mettere carbone. Questo è il tipo di combattimento, cioè, vabbè, qua ci sta spiegando come gestire la locomotiva. In realtà poi qui potremo anche il combattimento, così arrivano e noi posizioniamo le nostre persone in un punto e hanno un tot angolo di visuale. Ora, dobbiamo alzare la temperatura, la pressione nel boiler. Ok. Ok. Distanza dall'arrivo. Ok. Ci manca poco, dai. Questi sono i freni di emergenza. Ah, dobbiamo rallentare fino a 10. Quando arriviamo a questo punto qui, dobbiamo rallentare almeno a 10 per non subire danni. Infatti siamo sotto i 10, perfetto. 260 metri all'arrivo. Questo cos'è? Non me ne intendo di treni, quindi... Abbiamo buttato fuori aria? Vabbè, non so. Se qualcuno di voi sa che cos'è, me lo faccia sapere, perché io non sono un appassionato di treni. Ok, diamo nuovamente potenza alle locomotive, ma immagino che comunque vanti un grande numero di appassionati. Stiamo subendo danno, però. Perché? Perché stiamo andando troppo veloci. Sì, avrà un grandissimo numero di... Sì, ma mi dice di stoppare. No, ma non ce n'è bisogno, cioè siamo arrivati ormai.
Ci stiamo subendo danno, quindi 40 metri all'arrivo, direi che ci fermiamo, eh. Victory, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati a New York, ci ha fatto giocare anche questa fase qui di controllo del treno. Arrivati, parliamo a Jeremiah. Siamo a New York. Ci sono diversi gunsmith dove poter comprare le armi. Walter, dov'è il... Ah, Jeremiah sì, era qua sul treno, giustamente. Ok. Ora, visitiamo il post office. Buongiorno, voglio sottoscrivermi per il market. Mi costa 18 al mese. Sì, va bene. Ci sottoscriviamo. Ah, New York Market News. Ok, ok, è un giornale. Io ne ho 18. Ok, non abbiamo un soldo, ragazzi. Visit the post office è quello che abbiamo appena fatto per sottoscrivere al giornale. La banca. Attendiamo che apra, ok. Possiamo vedere e depositare soldi. Prendere un prestito, ma abbiamo bisogno di una diciamo una buona reputazione con la banca. Il gunsmith ci vende bombe, armi e fucili. Abbiamo una lettera urgente, dai il messaggio a Jack Goodman. E dov'è Goodman? Qui, Jack. Hai una lettera per me? Sì, è la lettera urgente che ci hanno recapitato. Ok, ci hanno pagato, forse qualche soldo, sì. Sì, ci hanno dato, mi ricordo più, 60. Infatti abbiamo 63. Ma la missione principale dice di abbonarci al coso, abboniamoci, cioè, che devo dirti. Ok, ci siamo abbonati. La lettera urgente è completa, completa, c'è... Parla l'impiegato nella City Hall. Parliamo alla City Hall. Buongiorno. Ok, completo anche la quest che avevo preso prima. Giusto, stupido io che non me lo ricordavo. E ora andiamo da Jeremiah. I need to go. Ok, questo non l'ho capito, ma... Allora, ora abbiamo completato il... Allora, il... Oddio. Sono Sandro Escobedo. Ah, ok, qua possiamo assumere mercenari. Volevo farvi vedere un po' anche il combattimento, ma temo di non riuscire. Vediamo un po'. Deposito. Il gioco ci dice di prendere l'extra small caboose. No, caboose carriage. Middle caboose. Cambusa. Penso sia cambusa, sì. No, però... Sì, sì, c'è una stufa. No? Middle passenger carriage. No, vabbè. Proviamo a fare... market. Vediamo adesso... con che città siamo in comunicazione? Con nessuna. Proviamo a comunicare con Filadelfia. Allora, è stata danneggiata. Ci vorrà 150 per riparare la strada. Quindi no, non possiamo andare a Utica. Ho una licenza. No, non possiamo. La licenza costa 150. No, dovremmo andare a guadagnare soldi. Ora che siamo a New York, possiamo commerciare anche con Portland. Quindi andare a vedere quali merci ci conviene acquistare. Magari con un'ottima rivendita. Allora, le passiamo. Vediamo un attimo. Queste qui sono weapons. Munizioni. Vediamo un attimo. Ah, New York si acquistano a 43. E si rivendono di là a una mega cifra che a Portland si rivendono a 150. Quindi le weapons direi che ce ne possiamo comprare due e possiamo andare a consegnarle a Portland e guadagnarci dei bei soldoni per comunque cominciare. Proviamo. Auto buy call. Così ci acquista da solo il carbone senza dovercene occupare ogni volta. Vediamo se ci sono degli scontri a fuoco, ma sembrerebbe proprio di no. Andiamo a vendere le nostre armi e guadagnarci dei bei soldi. $300. Perfetto. Ora, che cosa si può prendere? Il tabacco. Fur, pelli.
tabacco. Si acquista a 11 a Portland, si vende a 34 a New York. Lo Steel si compra a 85, si vende a 12. Mamma mia, a New York si compra proprio a niente l'acciaio. Mamma mia, potremmo anche pensarci. Allora, vediamo un attimo. L'alcol. Il food si compra a 15 e si vende a 23. No, però mi sa che dovremmo farlo per forza. Il tabacco facciamo allora. Sempre che mi ricordo dov'è, perché il tabacco io non lo trovo mai. Tabacco 11, lo vendiamo 34. Dai, compriamo questo, va. Tabacco. Comprane 5. Non possiamo prendere nessuno. C'è qualcuno di voi che ha bisogno di un passaggio? To pay you 200 for a ticket. Ok, l'ho preso, non so dove deve andare. Ah, tu Utica, mamma mia, non possiamo andarci a Utica, non ho soldi. Non ho soldi. Vabbè. Vediamo se riesco a comprare la licenza adesso per portarlo a Utica. I need this. Ok, lo portiamo a Utica e poi magari... No, non ce la facciamo andare a Utica. andiamo a New York prima. Andiamo a New York sperando che non ci rompano le palle con il... No, ok. Sì, beh, ma siamo in fasi abbastanza iniziali di gioco, quindi non dovrebbe esserci problema. Allora, a livello di pirati. Intanto vendiamo questo, pirati dei binari, insomma. E poi andiamo a Utica. Ce la facciamo, sì, non siamo over pesati. Voglio vedere come si fa a girare qua. Ok, andiamo in stazione, ci giriamo. No, abbiamo fallito. Avevo bisogno di arrivarci molto prima. Vabbè, comunque, ora, peccato, pazienza. Ho fatto conoscenza. Vabbè. Abbiamo fallito, abbiamo perso 255 monete. Hanno dovuto forse farci un prestito. Comunque ragazzi, niente, questo è il gioco, visto così a grandi linee, di quello che dobbiamo fare. Commerci, non abbiamo visto purtroppo i combattimenti. I combattimenti funzionavano una sorta di strategico, dove noi andiamo a posizionare la gente e la facciamo sparare agli assalitori del treno, che cercheranno comunque di distruggere, di abbatterci le persone per poter... prendersi la merce. Però a grandi linee siamo riusciti a vedere quello che il gioco ha da offrire, cioè possibilità di guadagnare, di commerciare, di potenziare il nostro treno, di creare il nostro business. Qui non c'è nulla neanche sugli eventi, vedete, abbiamo attualmente questo. Possiamo andare, poi penso anche a fare ad altri treni insieme, gestirne di più. Il gioco è bello, spero lo traducano in italiano, soprattutto per i dialoghi. In realtà è comprensibilissimo, perché avete visto che l'abbiamo giocato abbastanza... Ho dovuto saltare un po' la storia perché nel video, ripeto per l'ennesima volta, non posso star lì a perdere tempo a cercare di tradurre le cose. Ma diciamo che a grandi linee abbiamo capito. Un grande... Gli shares non ho ancora capito che cosa siano, a dire la verità. Cioè, possediamo delle quote condivise con qualcuno e dovremmo forse aumentarle. Quello non l'ho ancora capito, della verità, neanche nell'altra partita che ho fatto. Per gli appassionati di treno, questo secondo me è un must come gioco. Mentre invece... Allora, vediamo se c'è qualcuno che... Dove devi andare? Pittsburgh. No, direi di no. Ellen, Pittsburgh. No, non ho soldi per portarvi a Pittsburgh. Post office, cosa vuoi? Ah, possiamo iscriverci all'Utica Market. Cioè, ogni città ha il suo. Jeremiah. No,
vabbè, niente, devi andare i soldi. Gli appassionati, ok, acquisto obbligato. I non appassionati, beh, è un bel gioco comunque di strategia, di vabbè, minimo anche di combattimento comunque, perché ci gestiamo l'esercito, la nostra guardia personale, il trasporto merci, la difesa merci, e gioco comunque dove il profitto, il fatto dell'oscillazione dei prezzi di mercato rendono tutto molto interessante e molto imprevedibile. Gioco ambientato nell'Ottocento, a me è piaciuto. È stato comunque divertente farvi questo gameplay. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Intanto qua sto accettando di portare la tizia che c'è lì, che me lo fa fare direttamente come missione cliccando qua. Ci sentiamo al prossimo video gameplay. Non mancate come sempre di lasciarmi un commento qua sotto. Alla prossima, ciao ciao.